Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo una nuova serie di Crash Bandicoot, quindi direi di mettere le cuffie. Crash Back in Time. Mettiamo una nuova partita. Signori, un fanmade veramente ambiziosissimo e che ho già trattato qua su YouTube, ma che comunque volevo fare meglio, Primo livello, Memory Lane. Questo fanmade, ovviamente, come potete vedere, è basato su quello che è la base di Crash Bandicoot 2, scusatemi. E devo dire che è fatto veramente bene, è ambiziosissimo come fanmade, questo perché oltre ad avere dei livelli completamente nuovi e costruiti da zero, ha proprio una meccanica che vi permette di creare dei vostri livelli in 2D. E quindi proprio alla Super Mario, alla Mario Maker, diciamo così. Ed è veramente fighissimo, l'ho già trattato qua su YouTube, magari vi metto il video qua in alto nelle schede. Ma il problema è che avevo fatto tutti e cinque i livelli in un solo video e volevo trattarlo, ecco appunto, a episodi, come sto facendo ultimamente. E che devo dire, mi stimola veramente parecchio. Questo è il bonus, come potete vedere è completamente nuovo e diverso. Si vede comunque i fondali sono completamente nuovi, cioè vuoti più che altro. Tra l'altro là in fondo, come potete vedere, si vede il livello che va avanti e che finisce. Ma perché ve la sto riproponendo così a episodi? Perché ultimamente il creatore di Crash Back in Time ha pubblicato altri 5 livelli. Sì, ha fatto il secondo mondo, la seconda warp, diciamo, che magari dopo aver giocato il primo livello vi mostro. E devo dire che non ho visto nulla di quei livelli, quindi sono completamente in blind. Mentre questa parte sì, me la ricordo. Per i più esperti, come potete, è tutto un richiamo ai livelli originali di Crash 1. È una fusione tra i livelli di Crash 1 e quelli di Crash 2, e tipo Turtle Boots e Insane Beach. Cioè ragazzi, addirittura i piccioni. Ho preso il nastro flashback. Hanno messo anche i nastri flashback come su Crash 4 e Sabaoth Time. È veramente fighissimo. Ok, 74 scatole. Ma come potete vedere, ragazzi, è meraviglioso. Tra l'altro io sto usando il gioco come ce lo propone lo sviluppatore, quindi non ho modificato nulla a livello di grafica e a livello di suoni eccetera. Ma si può anche modificare la grafica per rendere tutto molto più HD e incredibilmente figo. Ma voglio trattarlo così, proprio come un gioco di Crash originario della PlayStation 1. Questa parte l'ha modificata perché non era così nel vecchio gameplay. Ma magari se siete curiosi vi lascio, ripeto, qua in alto nelle schede i vecchi episodi. Pergamena, la prima pergamena, e magari dopo vi mostro a cosa serve effettivamente la pergamena. Primo livello terminato, andiamoci a prendere la gemma e torniamo alla warp room che vi spiego un po' di cose. La fine è uguale palese a quella di Crash 2. Allora, pergamena che in realtà lui chiama inviti. Ho collezionato un invito. Praticamente è un invito di Aku Aku per una prova appunto di Aku Aku, che magari andiamo a fare anche in questo video, perché sennò viene troppo breve. Come potete vedere, questa è la warp room, ok? E sono 6 livelli o 5. Vediamo 1, 2, 3, 4. Sono 5 livelli, uno più figo dell'altro. Ma la cosa bella è che lui appunto ha messo il sottomondo, che è quello delle pergamene di Uka Uka, come potete vedere. Infatti la prima l'abbiamo già sbloccata. E se finiamo tutti i livelli della prima warp, possiamo andare a fare anche quella della seconda, che è sopra praticamente, proprio come era sviluppato Crash Bandicoot 2. Andiamoci a fare la prima prova, la prima prova di Uka Uka, che come potete vedere è in 2D. Allora, è una prova a tempo. Ora, perché è difficile? Perché io appena clicco Uka Uka, cosa che non ho fatto nell'altro gameplay, parte la prova a tempo. E come potete vedere c'è sto doppio salto di merda che io odio, per questo non l'ho fatto. Facciamole, vai. Ora inizierò a tagliare un po' di roba. Ecco appunto, già sto iniziando a morire, a perdere. E via. Questi livelli sono sviluppati un po' ispirandosi a quello che è il gioco di Crash Bandicoot 4. Ed è veramente difficile. Io sono completamente in blind, questi qua non li ho fatti perché sono veramente clamorosi. Ma ok. Madonna. Ragazzi, è difficilissimo. Allora, salto. Prendo Uka Uka. Salto qua. Allora, io qua taglierò un botto. Già lo so. Ecco, queste sono quelle prove che odio di Crash Back in Time. Non prenderò mai quel 3. Non mi interessa sinceramente di fare il platino, ve lo dico già, senza che voi me lo scriviate qui sotto nei commenti. Io odio questa meccanica di Uka Uka. È veramente bruttissima. Ok. Mamma mia.
Mamma mia. Ok, dai, non è stato troppo difficile. Madonna, se cado adesso bestemmio. Ho preso pure tutte le casse, regà. Ok, oro, grande. Continuiamo e ci andiamo a fare ora il flashback. Dov'è? Poi potete vedere su 5. E quindi io mi chiedo, negli altri livelli, quelli che ha aggiunto poi lui dopo, se ci siano effettivamente questi inviti. Secondo me no. I flashback li troviamo qua. Quindi li andiamo a fare. Flashback e Crash Creator. Qua il Crash Creator è quello che potete fare per creare i livelli. Non ve lo mostro perché ci ho già fatto un video, anzi più di un video, che vi metto qua nelle altre delle schede. Andiamoci a fare i flashback 00. Sono carini, sono dei veri e propri flashback alla Crash Bandicoot 4 Save Time. Io però, se fossi stato allo sviluppatore, ci avrei messo uno sfondo, perché questo sfondo nero è veramente bruttino, devo essere sincero. Ok, saltiamo. 153 casse. Ovviamente più avanti vai e più diventa difficile, questa è una cosa normale e legit. 3, 4 e 5. Però come potete vedere, e vi ripeto, è completamente Crash 4 Save Time. I flashback ci stanno, a me piacevano in Crash 4 e spero di vederli anche in un futuro Crash 5, perché era un'aggiunta veramente figa, sia sulla questione della lore appunto di Crash Bandicoot, no? Che ci spiegava un po' quelle che erano le meccaniche basi di Crash Bandicoot, sia proprio a livello di gameplay. 53 prese, quindi ci sta. Abbiamo preso anche qua il trofeo d'oro, molto molto carino. Signori, questo era il primo video di Crash Back in Time, spero vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare like per non perdervi i prossimi livelli. E vi saluto, vi ringrazio, ciao!